Il caffè dello sport. L'appuntamento radiofonico per gli sportivi triestini. Conducono Guido Roberti e Massimo Petronio. Su Radioattività. Viva il calcio dilettanti triestino! Altro verdetto da festeggiare su Radioattività: il Domio è in promozione. Domenica ha vinto la finale playoff al Caffè dello Sport con Massimo e Guido. Con tanta felicità, con il sorriso, come sempre, raccontiamo lo sport, i protagonisti dello sport triestino. Tra poco su Radioattività. Che profumo! Il caffè è pronto! È Caffè San Giusto, le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Buon caffè e buona puntata a tutti! Il caffè dello sport vi è offerto da La Teccia, cucina tipica triestina nel centro di Trieste, in via San Nicolò 10. City Green, in via Carducci 43, di fronte al mercato coperto. Il Chicco, in via Colautti 6, è rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport. Buon pomeriggio amici di Radioattività, un saluto da Guido Roberti, ben ritrovati all'appuntamento con il Caffè dello Sport e si festeggerà anche in questa puntata. Proseguiamo queste puntate piuttosto briose con le compagini del calcio dilettantistico triestino che hanno conquistato, che conquistano un salto di categoria. Oggi festeggeremo i biancoverdi del Domio. Prima di presentarvi gli ospiti presentiamo però naturalmente il collega Massimo Petronio. Ciao Massimo. Ciao Guido, un saluto a tutti gli amici di Radioattività e speriamo che gli ospiti di oggi abbiano ancora il brio e non l'abbiano perso tra la notte di domenica e lunedì. Qualcuno non è andato a lavorare, diciamo che sono in tre oggi qui negli studi di Radioattività, probabilmente messi assieme fanno una voce sola, sommando proprio diciamo i volumi totali. Facciamo un primo test per le corde vocali, dopo abbiamo anche l'etilometro pronto, state pur tranquilli. Andiamo a presentarli. Sono Francesco Marturano. Ciao Francesco, benvenuto a Radioattività. Ciao, buongiorno a tutti. Beh, insomma, diciamo che ci siamo abbastanza. Penso che arrivi a fine puntata, questa è già una prima notizia. Proseguiamo poi con Marco Puzzer. Ciao Marco, benvenuto. Ciao a tutti. E poi ritroviamo Vince Romano. Ciao, ben ritrovato. Ciao a tutti. Sì, mi pare che sei quello messo peggio. Vabbè, comunque dai, ce la faremo, dai, andare avanti con questa puntata. Io direi di partire questa chiacchierata sul Domio dalla maglietta che avete portato, la maglietta celebrativa, diciamo, no? Perché c'è anche una frasetta là scritta "Ben no". Ecco, cosa significa esattamente quella frase? A parte la frase proprio che sta davanti, sul davanti, c'è una scritta "Ben no" che vogliamo capire cosa significa. Ah, Ben no sei il... Diciamo che se il nostro mister Maurizio Sciarone ogni volta che a fine partita vinciamo fa "Ben no?" Quindi diria bene, insomma, ben no, ben. Sì, si andrà bene, insomma, sì. Questa è la filosofia. Andiamo a vedere allora come si è arrivato a questo risultato, un percorso lungo, un duello con la Pro Gorizia, poi questi playoff e la vittoria di l'altro ieri con la Gradese 1-0, peraltro gara decisa nei primissimi minuti e poi lì a contenere il risultato. Francesco, le tue sensazioni su questa ultima partita che era una finale di fatto? Guarda, io avevo già perso due finali playoff negli ultimi due anni con il Breg e sono arrivato alla terza con non c'è due senza tre e invece... Avevi paura di portare sfiga invece... No, eravamo in tre dei Breg che avevano fatto la finale, quindi... Eravamo già in tre che abbiamo perso due fine di fila. L'anno la squadra è stata veramente squadra, gruppo e con grandi giocatori. Soprattutto ieri dopo un minuto sbagliare il rigore e fare gol dopo tre minuti e dopo fare veramente 84 minuti nella nostra metà campo senza mai rischiare quasi, soltanto due occasioni per la Gradese. Di controllare insomma il risultato, portarlo a casa. Il minimo indispensabile ieri. Marco, anche la tua visione di questa partita, di questa finale contro la Gradese? Sì, diciamo che se qualcuno veniva a dare la partita non era una gran partita. Perché non era una gran partita, giocata molto tatticamente, molto tattica diciamo, e comunque avevamo tutto a favore, nel senso che avevamo comunque fatto 11 punti mi sembra più della Gradese, saltavamo la semifinale, giocavamo direttamente la finale, giocavamo in casa, siamo riusciti appunto a sbloccarla all'inizio, grazie a Dio, perché sennò le cose si potevano mettere... Mm-hmm.
col passare dei minuti comincia a sentire la tensione, eccetera. Alla fine, appunto, sbagliato rigore, segnato. Come si dice, ci siamo messi là. Secondo tempo, ci siamo messi là. Facciamo un gioco, vestiti un po' da cronista. Fai il nostro ruolo, prova a descrivere il gol di Grando, se non sbaglio, che ha deciso la partita. Descrizione dell'azione. Ma diciamo che è stato un po' un errore difensivo, comunque mi sembra uno stop sbagliato dal terzino, palla che rimbalzava, Grando è arrivato alle spalle, l'ha portata via di testa o di petto mi sembra, e si è lanciato verso il portiere, è entrato in area, molto bravo ad aspettarlo, fintare un paio di volte fino all'ultimo e l'ho messo nell'angolino. Bravo, è promosso come radiocronista anche. Sei ragioniere, no? Allora sa parlare, sa esprimere, sa descrivere bene le situazioni, è importante questo. Però, quindi avete sbagliato un rigore proprio all'inizio in apertura. Quanto vi siete spaventati dopo aver sbagliato quel rigore per dire adesso ragazzi qua bisogna segnare però, perché sennò... La paura e i fantasmi arrivano sempre, no? Uno si in campo. Però subito dopo ci siamo messi là, concentrati e per fortuna abbiamo questo Grando in più quest'anno, che è un classe 97... che quest'anno è l'unico della prima categoria che fa la rappresentativa regionale, che va in Calabria la prossima settimana a fare il torneo delle regioni. Questo è già un primo risultato, poi ci sono dei giovani comunque interessanti anche al Domio. Questa era solo la prima parte del programma di oggi, stiamo naturalmente festeggiando con questa società il salto dalla prima categoria alla promozione, quindi prossimo anno la promozione sarà particolarmente ricca di formazioni triestine. Noi ora ci prendiamo la prima breve pausa, poi avremo l'argomento derby allora, perché immagino che siete già curiosi e in qualche modo vogliosi di sfidare tanti vostri amici del calcio dilettantistico. Prima pausa e poi torniamo qui al Caffè dello Sport. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecia? Ma vien a mangiare la teccia. Cosa aspetti? Chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchio a Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin. Te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la veccia alla teccia, che il caffè te lo offro mi. City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Vuoi fare come le star e mettere in risalto gli occhi? Ciglia lunghe e folte da Daniela Studio. Daniela Studio ti aspetta in un ambiente rilassante e accogliente e in totale sicurezza ti applica l'extension per ciglia. Telefona per un appuntamento al numero 338 29 84 920 per un'idea regalo originale o solo per te. Extension Ciglia by Daniela Studio, in via San Francesco 10. Seguici anche su Facebook, Extension Ciglia by Daniela Studio. E per gli ascoltatori di Radioattività, il primo refill è gratuito. Il Caffè dello Sport, ogni martedì a Radioattività. Questa è Radioattività, questo è il Caffè dello Sport, siamo qui a parlarvi del Domio che ha raggiunto la promozione in promozione, il gioco di parole è d'obbligo in questo caso. Francesco, Marco e Vincenzo ai microfoni di Radioattività, abbiamo detto poca voce ma insomma tanta voglia di raccontare le gesta di questo campionato. Com'è stato questo campionato? Vincenzo, facci una panoramica proprio dall'inizio alla fine, tutto il percorso che poi vi ha portato alla finale che avete vinto contro la Gradese, la finale playoff. Ma guarda, è stato un campionato, a mio modo di vedere, partivamo con le aspettative comunque di fare i playoff, quindi la squadra era pronta con una buona base già dello scorso anno per poter fare già i playoff, e quest'anno abbiamo fatto degli acquisti di qualità, che da Francesco qua a Stefano Messi, a Sutor, insomma, con l'arrivo di Grando, che comunque l'altro anno ha giocato con Juniores e quindi non giocava quella prima, abbiamo raggiunto un ottimo livello. Poi c'è arrivato Zigon, è arrivato Gerbaz, che purtroppo non ha giocato tutto l'anno perché si è rotto dopo 3 o 4 giornate di campionato il crociato e quindi purtroppo non ha potuto contribuire. Però sì, ti dico, l'andazzo del campionato siamo partiti un po' diciamo a rilento,
dopo, a mio modo di vedere, con la trasferta di Grado abbiamo dato una svolta anche al nostro campionato, anche perché lì abbiamo dimostrato di essere una squadra veramente che poteva star lì davanti. Siamo andati a Grado in 12 con tre cambi in panchina di allievi praticamente, e siamo andati a vincere 1-0 lì con una squadra che comunque era, non era la stessa che abbiamo incontrato domenica ai playoff. Quindi lì abbiamo cambiato, lì abbiamo svoltato il campionato e ci siamo abituati a rimanere nelle zone alte, diciamo, no? Prima in zona playoff e poi appunto facendo questo su e giù con la Pro Gorizia, che insomma dopo alla fine aveva premiato l'oro insomma nelle 30 giornate di campionato. Però non lo so, per me qualcosa in più ce l'avevamo noi rispetto a loro, anche perché a sconti diretti insomma 4 punti su 6 li abbiamo fatti, quindi comunque tutto quanto. Però vabbè, posso dire, è stato anche più bello così, forse vincerla domenica in casa, c'era un pubblico incredibile, cioè non siamo abituati in categoria a giocare così con tanta gente. So che avete anche montato le tribunette apposta, ho visto delle foto su Facebook, avete proprio costruite sul momento pochi giorni prima, sì, c'è lo staff del Domio con a capo la dottoressa Franca, che praticamente ha fatto di tutto per poter rendere tutto un po' più comodo, ecco, diciamo. Bene, 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 bene. Un'altra battuta chiedo a te, Vincenzo, dopo faremo parlare al nostro Francesco. Credo che anche sia importante sottolineare l'aspetto psicologico della vostra vittoria, perché in questo duello con la Pro Gorizia, che vi sorpassa di fatto alla penultima, poi io guardavo comunque, seguivo il campionato, spesso con gol al 90esimo su calcio di rigore, addirittura qualche malino diceva, beh, ma loro devono festeggiare il centenario il prossimo anno, devono farle in promozione. Non farmi dire nulla che non no, 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 non dico nulla, non guardiamo le cose negative, guardiamo solo l'aspetto positivo vostro. C'era il rischio di un contraccolpo psicologico che invece avete rinnegato, sì. Avete negato, avete indubbiamente neutralizzato vincendo la partita decisiva. Sì, sì, sicuramente c'era rischio, perché a tre giornate dalla fine noi eravamo sopra, a Romanzo abbiamo pareggiato 0-0 e lì ci hanno superato, non ci hanno dato tre rigori netti, quindi vabbè, dopo da lì le ultime due insomma abbiamo vinto, dopo abbiamo perso l'ultima, ma insomma con la consapevolezza o quasi che loro comunque avrebbero vinto, quindi così è stato alla fine, quindi va ben così, ecco, insomma. Ripeto, è stato più bello vincerlo con la Gradese, che poi negli ultimi 2-3 anni anche loro hanno fatto sempre i playoff, e quindi comunque una squadra abituata a star lì, quindi insomma ancora a maggior ragione più bello, insomma. Marco, Francesco, allora com'era questo tifo in questa finale playoff? Appunto, tribunette messe apposta per l'occasione, quanta gente c'era? C'erano striscioni, c'erano cori, cosa c'era di organizzato? C'era gli ex giocatori del Domio soprattutto, Nicolò Pippan, Emanuele Chierini, Zancola, che hanno fatto striscioni insieme a Jakey, il nostro guardialine, hanno fatto striscioni, poi saranno state 40-50 persone in tribuna sopra la porta. In curva, la curva del Barutti, la famosa curva del Barutti, invece in tribunetta stavano i giovani del Domio, no? Ma chi fa quei montaggi? Tipo, ho visto sembrava la curva della Recchi, però con il bianco e verde del Domio. Chi è che fa quei montaggi? Penso a Nicolò Pippan, sia tutta idea sua. Il pazzo, quello è pazzo. Qualche striscione, qualche cosa particolare che vi ricordate? Ma c'era il striscione, vince re. Quindi che fa anche col suo nome, no? E Marco, anche qualche striscione ti ha colpito di più? Oppure chi c'era per te a vedere? Guarda che c'è Vince, diciamo che ti fa dei suggerimenti. Questo rende l'idea del personaggio che ha creato gli striscioni. C'era uno striscione con scritto Mambo Libero, che Mambo è il mio cane, che viene con mia mamma a seguire tutte le partite. È una specie di ultras praticamente, esatto, quindi esatto. Okay. Beh, insomma, questo è il colore che ci regala sempre il calcio dilettantistico. Peraltro facciamo i complimenti anche al Chiarbola, che è l'altra formazione che ha conquistato la promozione in un derby fraticida da questo punto di vista contro il Muglia, quindi dalla seconda alla prima categoria, la vittoria 3-1 allo Zaccaria del Chiarbola. E sempre in tema di storie di dilettanti, c'è un mezzo idolo per tutta Trieste che è Dario Hubner, no? Mugesano, e
ho sorriso quando ho visto sulla pagina Facebook del Muglia un messaggio di Darione Hubner che augurava l'in bocca al lupo alla sua, a quella che ormai è la sua squadra, il Muglia, che appunto accorpa le due realtà. Purtroppo non ha portato fortuna agli amici del Muglia, sì invece al Chiarvole. È il momento della musica. Allora, Marco, che brano avete scelto e perché? Così lo dice lui e ci risparmiamo pronunci. No, perché forse lo voleva dire Francesco, aspetta un attimo, voleva annunciare lui, mi pare. Abbiamo scelto dei Depeche Mode, Just Can't Get It Up, perché li ascoltavamo ieri sera durante i festeggiamenti. E allora il brindisi con tutto il Domio, tutti gli amici del Domio, poi barra pubblicitaria, poi torneremo in studio. Andiamo con i Depeche Mode. Il caffè dello sport ritorna tra poco. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. La nuova gestione del ristorante pizzeria Rosso Pomodoro vi aspetta per deliziarvi con la vera pizza napoletana, con impasto doppia lievitazione, minimo 24 ore, massima leggerezza, il tutto con prodotti di alta qualità campana, controllati e certificati. Da Rosso Pomodoro puoi gustare dalla pizza alla pasta, dall'insalatone ai piatti di pesce, dai pagnottielli ai salti in bocca, oltre ai fantastici dolci fatti in casa. Rosso Pomodoro, nuova gestione, in Riva Tommaso Gulli 8, aperto tutti i giorni fino alle 23:30. Ideale anche per tavolate e feste per bambini e facilità di parcheggio. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione, dal cielo. Il caffè dello sport. Ogni martedì a Radioattività. Terza parte del caffè dello sport, ricordatevi che staremo assieme fino alle ore 15, fino alle ore 21 per chi ci sta ascoltando nella replica serale. Noi ricordiamo naturalmente la partnership tra la nostra redazione sportiva e l'ADMO, associazione donatori midollo osseo, una partnership che ci ha legato non solo tra queste due realtà ma anche con la Pallacanestro Trieste, che lungo tutta la stagione ha portato questo messaggio sociale al palazzetto con striscioni e roll up appositi. Stagione della Pallacanestro Trieste che si è conclusa, non l'appuntamento con il Siamo i Biancorossi, avremo ancora una puntata e quindi uno spazio ADMO. Per intanto consultate il sito www.admofvg.com. Torniamo al Domio, torniamo ai festeggiamenti. Oltre a questi bei montaggi, queste belle immagini con curve del Domio eccetera, c'è anche un hashtag che funziona molto bene, che io lo leggo spesso nei vostri post su Facebook, è Amo Domio, Amo Domio, Amo Domio, Amo Domio, Amo Domio. Suona molto bene, per fortuna non c'è nessuna bestemmia di mezzo. Più che altro come si legge esattamente, cioè Amo Domio a modo mio potrebbe, esatto. Non so, adesso un'interpretazione questo, così. Questo è il senso. Amo chi ha inventato domio, amo domio. Chi ha inventato questo slogan? Bella domanda, perché non me lo ricordo. Io sono arrivato qui fame e ci ho messo 5 mesi per imparare a dirla. Per non sciogli lingua praticamente. Sì, sì. Poi sempre sulla maglietta cosa c'è? Quindi davanti c'è scritto, leggila pure. Davanti c'è scritto benvenuta promozione, amo domio, modo con mio. Con questi incroci diciamo sì. Di lettere, si chiamano, come si chiamano questi incroci di lettere? No, non so neanche io. Scarabeo. Scarabeo. Ecco, scarabeo. E dietro c'è l'elenco di tutte le partite, tra l'altro, con tutti sì, i marcatori. C'è dalla prima alla 30ª giornata, con tutti i marcatori, che ovviamente i nostri, mm-hmm. E soprattutto manca una persona che non ha fatto quest'anno.
Andrea Fichera, che è uno dei pochi che non ha segnato. Quanto lo prendete in giro per questo, da 1 a 10? Se iniziamo a fare i cori qua, ride tutta la radioattività. Sono cori fatti apposta per lui. Abbiamo proprio un coro fatto apposta per lui. Poi è il capitano, se non sbaglio. È il capitano. E allora è un aggravante, vale doppio il problema. Lì dà una vita, penso. Infatti, ieri è uno di quelli che ci teneva di più. Devo dire la verità. Anche in campo si vedeva, correva, lottava e finché ha avuto benzina. Cioè, 25 minuti, cioè, autonomia è quella. So. A proposito proprio di festeggiamenti, so che noi abbiamo contattato Maurizio Costantini, che dopo spinava le birre senza sosta, quindi c'erano festeggiamenti a lungo, insomma, dopo là sul campo vostro, nel vostro stadio. Com'è andata? Cos'è successo di particolare? Ma siamo partiti con credo una buona oretta di cori tutta la squadra. Poi musica, balli, non belli da vedere, però balli. E alla fine alle... balli di gruppo, ovviamente, esatto, coreografie studiate da anni. Esatto. E poi siamo rimasti là in campo alla fine. Siamo rimasti nel bar del campo finché non vi hanno cacciato via. No, cioè, esatto. A che ora eravate lì? Oh, là non si ricorda niente, nessuno. No, cioè, e dopo la festa è proseguita da qualche altra parte in città? È proseguita in Grand Hotel Sonia, che appunto è lì vicino, quindi di passaggio, e poi in città non è mai arrivato e nessuno. Poi visto che è un hotel, vi siete fermati lì a dormire, esatto, anche per sicurezza. Esatto, c'era la possibilità. E beh, insomma, i festeggiamenti sono assolutamente leciti. Vediamo un po' la vostra scheda, dai Marco, prova a descriverti. So che non è facile, però devi farti la scheda come se fosse Football Manager sul PC, no? Devi dirmi da 0 a 20, tenacia, velocità, no? Quella resistenza, quelle cose. È tutto 99. Partendo dal ruolo. Centrocampista, centrale, diciamo mezzala quest'anno, per essere più precisi. Classe 90, le giovanili le ho fatte praticamente tutte a Muggia, sono muggesano, tranne due anni che ho fatto a San Giovanni, poi sono tornato a Muggia e 6 anni che sono a Omio. Invece Arturo, perché non voleva essere chiamato Arturo, però non potevo chiederti il motivo di questo soprannome. Questo soprannome te la dico tutta. Allora, stavamo andando in trasferta col Chiarbola, eravamo in macchina io e mio papà, Renato Sadar, e non sapevamo come trovare il campo, e lui ha visto un signore, un contadino, e fa: Arturo, scusi. E allora da lì è venuto fuori Arturo, e mi ha chiamato tutti quanti Arturo adesso. Descrizione tua, ruolo, caratteristiche. Ruolo, vince, ruolo. Dove che vuoi. So, dai, diciamo quest'anno ho fatto prevalentemente il terzino, sinistro, perché c'era bisogno di giocare lì, anche perché a metà campo avevamo gente brava come Sutora, Marco, qui presente, soprattutto Luca Vescovo, che quando è tornato da Londra per motivi di lavoro ha fatto la differenza. Metà campo, giocatore esplosivo. E diciamo che ho giocato 2 volte a metà campo e abbiamo perso, quindi Maurizio Sciarone è molto scaramantico, quindi non mi mette più là neanche se lo pago. Sono tornato a fare il terzino, volentieri però. Allora, adesso pausa pubblicitaria qui al Caffè dello Sport, poi faremo una sorta di intervista doppia, che è un po' un classico qui su Radioattività. Pregi e difetti l'uno dell'altro, ne verranno fuori sicuramente delle belle, preparatevi. Pausa Marco e poi ancora Caffè dello Sport. Marco. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Che profumo! Il caffè è pronto. È Caffè San Giusto. Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica. Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Ciao, sono Maurizio Visintin, un alabardato come voi. Nel dicembre del 1999 avevo 25 anni. Una sera un'auto ha invaso la mia corsia, ha travolto la mia macchina e mi ha ucciso. L'autista era ubriaco. Non bere quando devi guidare. La vita è il bene più prezioso che abbiamo. Non gettarla via. Rispetta la tua e quella degli altri. Forza Unione, dal cielo.
City Sport è da sempre lo sport della Venezia Giulia. Se vuoi sapere tutto su tutte le discipline sportive del territorio, scegli e chiedi il settimanale City Sport. Nuovo formato, nuova grafica, nuovi contenuti e stessa garanzia di completa informazione. City Sport. Scoprilo ogni lunedì in edicola nel nuovo formato tabloid, con più pagine e più colori. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radioattività. Il caffè dello sport su Radioattività. Allora, stiamo parlando di Domio, appena promosso in promozione. Nel fuori onda c'erano le minacce di Francesco Marturano nei confronti del suo compagno. Ti massacro, praticamente era, diciamo, il filo conduttore di questo intervento, perché abbiamo richiesto, abbiamo pensato all'intervista doppia, pregi e difetti l'uno dell'altro, quindi l'occasione, diciamo, per rovinare un'amicizia, se è così. Quindi adesso non so chi vuole cominciare dei due, tra Francesco e Marco. Francesco cede la parola a Marco, vediamo un po' cosa ne viene fuori. Pregi e difetti, se vuoi dipende da quale vuoi partire. Ma si guardano in cagnesco nel frattempo. Beh, difetti potrei partire. Potrei partire con i difetti, ma direi, se devo dire un, ma che può essere interpretato, può essere anche un pregio, direi assetato. Assetato di... No, continuo, può essere di vittorie, puntini, ad esempio. Puntini. Potrebbe essere di gol, no. Quello che ho fatto uno per sbaglio, sto anno, non so neanche come, non faccio più. Altri difetti, altri pregi? Basta. Ah, ma pensavo una testa. No. Ma pregi penso basta. Si è assettato, raggruppa tutti i settori della vita, ma anche bene. Sì, può essere. No, ma a parte scherzi, possiamo dire simpatico, onesto. Nulla che riguarda il calcio finora, tra l'altro, cioè, no, se simpatico, okay. Se, no, calcisticamente, beh, sicuramente il suo pregio più evidente è quello di poter ricoprire non so quanti ruoli, presumo praticamente tutti, tranne davanti non l'ho mai visto giocare, però l'ho visto fare qualsiasi ruolo, quest'anno appunto metà campo, terzino, difensore centrale. La duttilità, quindi. La duttilità. Tocca a te. Da cosa parto, Marco? Dai difetti. Sì. Posso dirla? Certo. È più permaloso delle tette delle Moniche, ciò. È vero? Sei permaloso? Sono incazzato. Già si sta innervosendo, infatti. Sì, pronto a controbattere. Bon, dai, di pregi calcistici. E che comunque in campo è uno che non molla mai, in realtà. Quindi cerca sempre di mettere tutto quello che ha, servizio della squadra. Anche quando non giocava è rimasto, si è sempre allenato. Ha sempre fatto cose veramente pregevoli. Poi umanamente è una gran persona, secondo me. Di questo qua che voglio veramente bene, voglio. Ma così hai sbollito, dai, non puoi adesso controbattere, perché insomma ha dato anche lo zuccherino. Il mister, chi mi dice due parole sul mister, su mister Sciarrone? Magari diamo la parola a questo punto al nostro Vince, che ha immortalato intanto anche questa intervista doppia, che è sempre piacevole in radio. Sciarrone, a parte la scaramanzia, abbiamo capito che comunque è uno che ci sa fare. Lui ha dei pregi, ha vinto tanto, perché alla fine è indiscutibile quello. Sa stimolarti al punto giusto, perché io l'ho avuto già tanti anni fa, o piccina, ma erano altre realtà, insomma, più di 10 anni fa, insomma, quindi era un po' diverso, io ero giovane, quindi era un po' così, ci siamo ritrovati da un po' più maturo. E devo dire la verità, ha gestito bene il gruppo, ha saputo nei momenti giusti azzeccare delle scelte che comunque magari sembravano sbagliate, dove tutti magari dicevano perché fa giocare quello, dopo alla fine quello là risolve la partita, per dire, però insomma sono contento anche per lui, ecco, insomma, che ha vinto questo campionato, anche perché lui è l'ultimo che ha portato il Domi in promozione, se non sbaglio 15 o 16 anni fa. Sì. E quindi insomma, dopo 16 anni riportare insomma il Domi in promozione, insomma, penso che anche per lui sia una cosa bella, insomma, sì. No? E ovviamente complimenti anche da parte della redazione sportiva di Radioattività al mister. A gol come siamo? Allora, abbiamo detto Marturano 1, giusto? E poi 1 anche per Marco. Io 5. Ah, però. Sì, dai.
ci siamo tolti delle soddisfazioni, dai. Che tipologia di gol? Testa, destro, sinistro? No, la testa è impossibile. Higuain? No, no, un po' un misto mare, dai, qualche tiro da fuori, una punizione, qua e là. No, ma il più bello è il Brag, quello col Brag. Che gol era? 1-0, 93esimo. Ah. Esultanza. E saluti, ecco, nel derby, ecco, quindi... Vabbè, insomma, un gol nel derby, poi il 93esimo dà sempre particolare soddisfazione. Pausa e poi ancora qualche minuto assieme qui su Radio Attività. Il caffè dello sport ritorna tra poco. La nuova gestione del ristorante pizzeria Rosso Pomodoro vi aspetta per deliziarvi con la vera pizza napoletana, con impasto doppia lievitazione, minimo 24 ore, massima leggerezza, il tutto con prodotti di alta qualità campana, controllati e certificati. Da Rosso Pomodoro puoi gustare dalla pizza alla pasta, dalle insalatone ai piatti di pesce, dai pagnottielli ai salti in bocca, oltre ai fantastici dolci fatti in casa. Rosso Pomodoro, nuova gestione, in riva Tommaso Gulli 8, aperto tutti i giorni fino alle 23:30. Ideale anche per tavolate e feste per bambini e facilità di parcheggio. Vuoi fare come le star e mettere in risalto gli occhi? Ciglia lunghe e folte da Daniela Studio. Daniela Studio ti aspetta in un ambiente rilassante e accogliente e in totale sicurezza ti applica l'extension per ciglia. Telefona per un appuntamento al numero 338 29 84 920 per un'idea regalo originale o solo per te. Extension Ciglia by Daniela Studio, in via San Francesco 10. Seguici anche su Facebook, Extension Ciglia by Daniela Studio. E per gli ascoltatori di Radioattività, il primo refill è gratuito. Brutta giornata? Tega in frigo una roba vecchia? Ma vieni a mangiare la teccia. Poste aspetti. Chiama 040 36 43 22. Che buoni gnocchi col goulash, la iota e il cotto vecchia Trieste e le patate in teccia. Che buon profumin. Te ne trovi in via San Nicolò 10 e cerchine su Facebook. Porta anche la veccia alla teccia, che il caffè te lo offro mi. Il caffè dello sport, ogni martedì a Radio Attività. Ancora qualche minuto assieme al caffè dello sport su Radio Attività con gli amici del Domio, Vincenzo Romano, Francesco Marturano e Marco Puzzer, questa cavalcata, questa stagione. Promozione dunque, con che auspici si va al salto di categorie, con quali programmi estivi? Perché insomma il calcio non si ferma mai, c'è il trofeo Giulia, c'è la Crese Cup, come sarà un po' la vostra estate? Francesco? Guarda, come ogni anno dico che non faccio nessun torneo, dopo vengo sempre mischiato in qualche torneo Crese Cup, torneo Chiarbola, quindi... Dovrei stare un po' fermo, sinceramente, rilassarmi a Barcola. Giocherai ogni giorno, probabilmente. No? Sì, cioè prima di andare a giocare vado a Barcola, quindi infatti. Marco, anche tu sarai impegnato, tornei estivi. Ma sì, diciamo che anch'io, alla fine, come ha detto Francesco, alla fine va a finire che li fai. Cioè, parti con quella, ho giocato fino all'ultima, sono stanco, è meglio star fermi, ricaricarsi e alla fine. Alla fine li giochi. Alla fine sei anche tu un assettato di calcio. Esatto. Invece Vincenzo, Vincenzo, tornei sì, visto che tu anche sì, organizzi. Sì, come loro. No, anche perché comunque io rispetto a loro, diciamo che se io mi fermo un mese e mezzo, due, prima della preparazione è un disastro, perché dopo agosto, cioè, è un disastro andare a correre e fare la preparazione atletica, quindi meglio fare qualche partita qua e là, poi un'occasione per stare con gli amici che magari giocano in altre squadre che non vedi tutto l'anno, quindi insomma è un buon metodo di aggregazione, sì, sì. Insomma, con qualche bevanda a seguito. Avevo capito nel fuori onda, non so se ho capito bene, che si fanno anche le pagelle, giusto? Chi fa le pagelle? Non ho ben capito quello del fuori onda. Io le faccio. Ecco, allora facciamo, visto che fai le pagelle proprio con voto e aggettivo, sì. Giusto? Una pagella generale del campionato dei tuoi due compagni qua presenti, quindi Marco e Vincenzo. Vince Pazzo Romano intanto, perché è veramente pazzo. Siamo proprio tutto. Lui già quando gioca con la mente libera, senza pressione addosso, perché è uno molto sanguigno comunque, no? Ci tiene, quindi entra in campo sempre teso, però quando le volte che è entrato normale ci ha fatto vincere le partite, vedi col Brega è andata, vedi con il Pro Gorizia in casa che ha fatto la punizione del pareggio e ha messo in porta varie volte il nostro Kun, Francesco Grando ovviamente. Aggettivo? Voto 7 e mezzo. Beh. Aggettivo te son tagliato. Su Marco invece
Ma guarda, Marco all'inizio giocava, non giocava, ha avuto molta concorrenza, diciamo, no? Al centrocampo aveva concorrenza. Di Palmisano, uno ha 44 anni, quindi ancora si è messo in gioco, anche ieri ha giocato la finale, ha fatto bene. Però ha lottato fino alla fine, fino a riuscire a conquistarsi il posto titolare e la sua fatidica maglia 8. Voto? Voto 8. Aggettivo? Assettato. Eccolo, si è vendicato, si è vendicato. Ultima pausa al Caffè dello Sport. Il Caffè dello Sport ritorna tra poco. Liberamente, la nuova trasmissione di Radioattività alla scoperta dell'affascinante mondo della psicologia. Ogni giovedì alle 19, un viaggio tra i segreti della mente con la dottoressa Maria Bossa. Clicca mi piace su www.facebook.com/liberamenteradioattività e partecipa con le tue domande e curiosità. Libera la tua mente tutti i giovedì alle 19 su Radioattività. Profumo! Il caffè è pronto! È Caffè San Giusto! Le migliori qualità di caffè da tutto il mondo, selezionate e tostate con cura artigianale a Trieste dal 1949. Eccezionale questa miscela 100% arabica! Torrefazione Caffè San Giusto, in via dei Cosulici 9. Macinato per la moca, cialde, capsule compatibili, tazzine, confezioni regalo e macchine espresso. Questi e tanti altri prodotti li trovi anche da Il Chicco, in via Colautti 6 a Trieste. Rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il Caffè dello Sport, ogni martedì a Radioattività. Ultime battute qui al Caffè dello Sport con il Domio. Allora, saluti, ringraziamenti finali, un po' una parola a testa per i ringraziamenti staff, amici, fidanzate, saluti vari. Marco. Beh, ringrazio insomma la squadra, ma la società in generale, anche appunto tutti quelli che stanno dietro, dirigenti, eccetera. Basta. Non ci credo ancora, cioè non ho ancora realizzato che abbiamo cambiato categoria, perché il fatto di vincerla la partita è una cosa, però il fatto di cambiare categoria te ne rendi conto dopo. Basta, forza Domio. Com'è lo slogan? Vediamo se l'hai imparato. Amo Domio, modo mio. Bravo, bravo. Ringraziamenti e saluti da parte tua. Ma volevo ringraziare tutto il gruppo del Domio, anche perché veramente io li prendevo sempre in giro quest'anno, no? Voi senza di me non avete mai vinto un derby contro il Brega, io senza di voi sì. Però loro mi contrabbattevano che io senza di loro non ho mai vinto una finale playoff, come dargli torto. Quindi no, li ringrazio veramente tanto tutti quanti, perché ho passato un anno pieno di emozioni, forse il più bello di tutti quelli, anche perché ho vinto già 4 campionati, ma questo qua forse è stato il più bello per emozioni provate. Vincenzo. Allora, pazzo, sembrerei banale pazzo. Se dico anch'io la squadra, quindi diciamo che mi aggrego a loro. E io do una menzione particolare a coloro che sono stati vicino, diciamo come tra virgolette staff del mister Sciarrone, con insomma Marco Micheli, detto il farmaco, Marco Cicchese, Gerardo Alisi, preparatore dei portieri, l'amico di Martu, detto, nonché preparatore atletico, diciamo, Tommaso Orsini, che insomma, Tommaso, con una M, che insomma, devo dire la verità, è stato nei suoi modi un po' antipatici ad allenarci fisicamente, tra virgolette, però, insomma, se abbiamo raggiunto questo risultato e il 15 maggio arrivare a, comunque arrivare ancora a correre, insomma, è anche merito, insomma, quindi io mi soffermo sullo staff, ringrazio loro e chiaramente penso che loro si aggregheranno a noi. Noi dedichiamo questa promozione al nostro presidente, che comunque insomma, presidente Bianco, che comunque ha avuto dei problemi diciamo fisici nell'ultimo periodo e quindi di salute, e lui più di tutti insomma ci teneva a questo salto e quindi insomma dedichiamo solo ed esclusivamente a lui questa vittoria. Ebbene, una bellissima dedica, un caro saluto naturalmente al presidente Bianco. Grazie ancora ragazzi, complimenti, anche noi amiamo Domi a modo nostro. Buon campionato e alla prossima. Per quanto riguarda i nostri ascoltatori, martedì prossimo, ciao. Ciao, ciao. Ciao a tutti. Il Caffè dello Sport, l'appuntamento radiofonico per gli sportivi triestini. Conducono Guido Roberti e Massimo Petrogno. Roberti e Massimo Petrogno.
su Radio Attività. Su Radio Attività. Su Radio Attività. Su Radio... Il caffè dello sport vi è offerto da La Teccia, cucina tipica triestina nel centro di Trieste, in via San Nicolò 10. City Green, in via Carducci 43, di fronte al mercato coperto. Il Chicco, in via Colautti 6, è rivenditore autorizzato San Giusto Caffè. Il caffè dello sport.